Credo che il risultato del referendum, la cui tendenza ormai sembra consolidata dopo i primi exit poll e soprattutto dopo le prime proiezioni, ci autorizzi a dire che il cammino delle riforme potrà essere rafforzato e velocizzato. Noi pensiamo come Partito Democratico di avere dato un contributo importante, direi decisivo, all'affermazione di questo sì. Un sì riformista, un sì di cambiamento, l'esatto contrario di un sì populista. Al tempo stesso il no si è attestato su circa un terzo degli italiani. Dentro il no c'erano anche delle ragioni che noi, il nostro segretario, il nostro partito, la direzione aveva in qualche modo non solo compreso ma anche fatto proprie. Erano ragioni e perplessità democratiche che noi assumiamo, erano perché dicevano alcune personalità, alcuni ambienti del Partito Democratico: non basta solo il taglio, ci vogliono più riforme. Bene, oggi il sì riformista che ha vinto e anche alcune ragioni del no sono una spinta, un carburante, direi un po' un elemento propulsivo per quelle riforme necessarie.